E dopo il succoso video unbox della volta scorsa, eccomi qua con la nuova workstation basata su Ryzen 7 2700X. La chiamo workstation, ma in realtà è un PC comune, perché per questa prova non abbiamo voluto strafare, non abbiamo chiesto ai produttori di mandarci i loro migliori componenti, impianti a liquido, dischi SSD da paura e insomma spendere 3.000-4.000 euro per fare un PC e poi dirvi ok, funziona bene. No, per questo test, basato appunto su un nuovo processore AMD, sulla scheda madre Asus X470 e sulle memorie G-Skill, di cui vi ho parlato proprio pochi giorni fa, ci siamo un po', diciamo, tenuti bassi. Abbiamo scelto su Amazon semplicemente dei prodotti, dei componenti che erano a buon mercato, in quel momento in offerta, quindi abbiamo detto ok, un utente farebbe così. E quindi ne è uscito fuori un alimentatore Thermaltake da 650 watt, il modello Paris. Perfetto per noi perché lavora al 50-60% di carico al massimo sotto stress durante i giochi. Io ho registrato con questo PC su presa 399 watt, quindi perfetto un 650 watt, anche un filo sprecato secondo me. E poi un case NZXT, molto sobrio, tutto nero opaco, preso perché era in offerta proprio in quel momento, ma anche perché insomma questa azienda ha una buonissima nomea. Questi case sono costruiti davvero bene, hanno anche qualche fettino, hanno una centralina, arrivano con quattro ventole già pronte, insomma si possono personalizzare abbastanza, sono costruiti davvero bene all'interno. L'unico difetto che ho riscontrato io e altre persone riguarda le viti dei pannelli, che si spanano un po' troppo facilmente. Insomma, state un po' attenti, usate il cacciavite il meno possibile, almeno per le viti, quelle che si possono stringere a mano. E poi ecco, sì, una SSD Samsung 960 Pro da 512 giga, presa perché era in super offerta di seconda mano, no, il classico caso di Amazon. E poi ancora, torniamo su livelli umani, un disco Toshiba HDD da 7200 RPM da 5 tera, preso per fare quella storia del Stormy, no? Abbiamo detto quell'integrazione RAID che si può fare grazie al nuovo chipset X470, ma poi in fin dei conti molto comodo, soprattutto perché questa macchina deve fare montaggio video, quindi mi serve tanto spazio. Poi ecco, quando stavamo scegliendo la scheda video, Asus mi ha detto ti mando una Vega 64 ROG, la vuoi per la prova? E allora a quel punto ho detto vabbè sì, ok, facciamo un'eccezione per la scheda video, una scheda video davvero davvero spaventosa da questo punto di vista, per livello prestazionale ma anche a livello estetico, con queste tre ventole, la suite di controllo Asus poi abbinata alla scheda madre Asus, quindi con Aura Sync riesco anche ad avere una buonissima sincronizzazione di tutti i led e tutte le lucine. Ah, c'è una cosa che dimenticavo: la scheda madre è una Wi-Fi, quindi ha il chip Intel integrato con Bluetooth e Wi-Fi AC, e questa antennone esterna, no, che io ho attaccato così in magnetica sopra il case, ha una ricezione da paura. Ho tutto segnato qua in negativo sul mio quaderno nero. Iniziamo con PC Mark 8 del benchmark Creative. Voi seguite i grafici sullo schermo. In questo test, che riprende davvero da vicino il contesto di produttività che può essere domestica, d'ufficio, non leggera affatto, ma neanche insomma a livelli di uno stress test o di un gioco, lui ha tenuto i core a 4.2 GHz, ha tenuto la CPU attorno ai 50 gradi centigradi, ha avuto un CPU Packet Power di 30 watt, che è pochissimo, e ha tenuto la ventola attorno ai 1100 RPM. Sono dei buoni valori. Se poi saliamo ancora e passiamo al test con Handbrake, ho preso 6 filmati 4K, li ho buttati dentro, ho fatto la coda per la conversione e lui qua ha portato la CPU a 66 gradi centigradi, ma la frequenza dei core è scesa sotto i 4 GHz, il consumo CPU Packet Power è arrivato a 120 watt sul solo processore, la ventola nei casi massimi ha raggiunto il suo girare più alto, 3000 RPM, sentite. Comportamento simile nel rendering con Adobe Premiere Pro, e qua però devo fare un applauso alla scheda grafica Vega 64, perché si occupa principalmente del rendering sfruttando l'accelerazione Mercury, no, della suite Adobe, e rispetto alla mia 980 Ti, quella che uso quotidianamente per il rendering, la differenza è assolutamente assolutamente importante. Quindi una spesa che per chi fa montaggio video in 4K chiaramente deve essere qualcosa di professionale, mettiamola così, può valere assolutamente il gioco. In tutto questo, negli altri benchmark che ho fatto, ho toccato una temperatura su CPU massima di 78 gradi centigradi, che è assolutamente buona
per il tipo di processore, per il tipo di operazione fatta e soprattutto per un dissipatore stock incluso nel prezzo come questo. La sua qualità è proprio avere le heat pipe che toccano direttamente la CPU, al di là degli effettini esterni che si possono comunque disattivare, basta non collegare il cavetto, non è affatto un problema, è una soluzione stock che si comporta bene, che può andar bene secondo me per chi non deve giocare o per chi non deve fare chissà cosa, magari chi non ha proprio pretese massime di silenziosità può tenere assolutamente questa soluzione, magari tenerla per qualche mese e poi fare l'upgrade più avanti verso qualcosa di più complicato, questo sì. Finiti questi test, ho spento tutto, smontato la CPU e installato al suo posto la 1700X, ovvero quella che io uso durante tutti i giorni. Ho fatto qua i benchmark, ho visto grandi differenze a livello prestazionale, soprattutto con Cinebench, soprattutto con Geekbench, ma in particolar modo con Endbrake, con il CPU Stress Prime 95, dove si vede chiaramente il vantaggio di questi Ryzen di seconda generazione, ovvero la frequenza operativa più alta, all'incirca 500 MHz di base, quando il 2700 gira 4, l'altro gira 3.5 a 3.6, quando il 1700X raggiunge i suoi 3.8 GHz massimi per qualche istante, il 2700X regge per poco meno di un minuto a 4.2 GHz. E queste sono davvero le novità introdotte in questa seconda generazione di Ryzen, ovvero un processo produttivo rivisto, la tecnologia Precision Boost 2 e XFR2, che sono breve dei nomi commerciali per dei software che gestiscono meglio le frequenze, i volt, le temperature, in una maniera più granulosa per l'utente, ovvero non vedete i core crollare a raggiungimento di un evento termico o di qualcosa come del genere, ma vedete proprio la curva che scende e magari poi riprova a risalire. Insomma, è tutto molto più di fino, più ottimizzato, ed era normale aspettarsi questo da una piattaforma, la Zen di AMD, che l'anno scorso ha fatto benissimo, ma che era la sua prima implementazione. Quest'anno la Zen più, come la chiama l'azienda, è molto molto più limata e molto più evoluta da questo punto di vista. Il compromesso è nelle temperature, perché ci sono sempre 5-6 gradi in più in questo test che ho fatto con il 1700X, quando il 2007 è a 66 gradi, l'altro è a 61-62, e anche i consumi, il TDP è un po' più alto, così come ovviamente il consumo della CPU stessa, però il tutto ha davvero un grosso margine di guadagno dal punto di vista prestazionale, e insomma sì, è una soluzione che ha assolutamente assolutamente più senso. La buonissima notizia comunque oltre a questa è che c'è un grossissimo margine di overclock, di stabilità. La suite Ryzen Master 1.3 per l'overclock fatto proprio a livello di sistema operativo è stata aggiornata proprio per questi Ryzen di seconda generazione, ma restano comunque tutte le modifiche che si possono fare a livello di BIOS con una scheda madre come questa Asus, che davvero vi permette di controllare di tutto e di più senza grossi rischi, insomma sapendo semplicemente dove andare a toccare. Ma ci sono anche degli wizard che comunque vi garantiscono un overclock dell'11% per dire, senza ripercussioni. Ho fatto qualche test anche in questi contesti e sì, insomma tutto il sistema è sempre molto stabile, però per salire ancora, per fare le cose con un po' più di criterio, mi serve un impianto a liquido, mi servono delle ventole diverse, mi serve un'ottimizzazione fatta apposta per l'overclock, e non è il setup che ho in questo momento. Quindi ci torneremo a parlare del gaming, torneremo a parlare proprio della frequenza massima, torneremo a parlare di come ottimizzare questa CPU, anche perché la sto utilizzando soltanto da pochi giorni e io non me la sento semplicemente di dirvi adesso ok va bene, oppure questo è il vantaggio, questo è lo svantaggio. Una macchina così la devo usare per un paio di settimane, devo montarci 4-5 video, devo farne la mia macchina da tutti i giorni, la mattina quando mi sveglio presto e non ci sono rumori, devo sentire la ventola quanto gira, la sera lo stesso quando voglio il massimo relax, mentre leggo le news, voglio sentirlo il più discreto possibile, quindi ci torneremo. Ad ogni modo, maggiori informazioni sul 2700X, ma anche sul 2600X che sta provando il collega Salvatore, e sulla tastiera Varmilo. Guardate quanto sta bene con questa colorazione, l'ho provata qualche tempo fa su Fun with Cups. Tutti i dettagli, insomma, li trovate su hdblog.it. Sotto in descrizione c'è il link per raggiungere direttamente, chiamiamola così, questa prima recensione, insieme al pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale.